Su altre letture vi proponiamo l'ascolto di un articolo dal titolo Il Regno Unito e i suoi crimini contro l'umanità nel corso della storia di Oleg Nesterenko. Nessuno ignora più il macabro ruolo svolto dal Regno Unito nei tragici eventi che si stanno verificando in Ucraina. Alla fine di novembre 2023, David Rakamia, che non è altro che il leader della fazione parlamentare del partito Servo del Popolo di Volodymyr Zelensky, ha parlato in un'intervista al canale televisivo ucraino 1 più 1 delle circostanze dei negoziati tra Russia e Ucraina che si svolsero a Istanbul nel marzo-maggio 2022, durante i quali Arakamia guidò la delegazione ucraina. Il deputato ucraino ricorda la posizione dei russi all'epoca. Sperarono quasi fino all'ultimo che accettassimo la neutralità. Era il loro obiettivo principale. Erano pronti a porre fine alla guerra se avessimo accettato la neutralità, come fece la Finlandia in un'altra occasione, e se avessimo accettato l'obbligo di non aderire alla NATO. Parlando dei motivi che portarono all'annullamento dell'accordo, Arakamia ne ha citato solo uno serio: la visita del primo ministro britannico Boris Johnson a Kiev il 15 novembre 2022. Boris Johnson venne a Kiev e disse: "Non firmeremo nulla con loro, faremo semplicemente la guerra". Va notato che il deputato e braccio destro di Zelensky non ha pronunciato una sola parola su Bucha in quella intervista rilasciata al canale televisivo 1 più 1. E non dimentichiamolo, l'unica versione ufficiale di Kiev e del campo atlantista all'epoca sul motivo dell'interruzione dei colloqui con i russi e dell'annullamento dell'accordo di Istanbul fu il presunto massacro della popolazione civile perpetrato dalle truppe russe a Bucha. Il braccio destro di Zelensky conclude la sua intervista con grande orgoglio per aver ingannato la delegazione russa. Portammo a termine la nostra missione di titolare le cose per le lunghe con un punteggio di 8 su 10. Loro, i russi, si rilassarono, se ne andarono e noi prendemmo la direzione della soluzione militare. Questa rivelazione ha fatto capire all'attonito pubblico ucraino la realtà di una guerra che avrebbe potuto essere facilmente fermata all'inizio e che venne invece rilanciata in modo forzato solo su iniziativa diretta dell'Occidente collettivo, attraverso il suo emissario Boris Johnson, provocando così centinaia di migliaia di morti ucraini e un numero ancora maggiore di feriti e mutilati gravi, oltre alla distruzione quasi totale dell'economia e delle infrastrutture del paese, che impiegherà decenni per tornare ai livelli prebellici, già piuttosto deplorevoli. Nell'esporre la vera natura, profondamente sordida e sanguinaria, della corona britannica, da non confondere con il popolo, vale la pena ricordare e notare che il rappresentante della Federazione Russa al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Vassili Nebenzia, ha mostrato una notevole gentilezza e moderazione nel descrivere le imprese del potere britannico nel corso della storia e fino ai giorni nostri. In particolare, Nebenzia, riferendosi ai 15-29 milioni di morti dovuti alla carestia orchestrata dagli inglesi in India, considerata il fiore all'occhiello dell'impero britannico, ha omesso di sottolineare che, secondo gli studi storici più seri, la colonizzazione britannica dell'India ha causato non 29 milioni, ma 165 milioni di morti indiani a causa della carestia e delle condizioni di lavoro da schiavi sull'isola britannica. Solo tra il 1865 e il 1900, circa 26 milioni di persone furono messe a morte. Quando sono apparse le prime statistiche degne di questo nome, nel 1911 l'aspettativa di vita in India era di soli 22 anni. Tuttavia, l'indicatore più significativo era la disponibilità di cereali alimentari. Se nel 1900 il consumo annuo pro capite era di 200 kg, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale era già di 157 kg. Nel 1946
scese ulteriormente a 137 kg pro capite. In altre parole, il nipote mangiava 1,5-2 volte meno del nonno. Winston Churchill, il grande democratico e combattente per la libertà di fronte all'oscurantismo, disse: «Odio gli indiani, sono persone simili a bestie con una religione bestiale. La fame è colpa loro perché si riproducono come conigli». Tuttavia, la colpa non è dei conigli. La carestia in India è dovuta quasi esclusivamente al fatto che in quasi 200 anni di presenza parassitaria in India, la grande Gran Bretagna ha pompato dal territorio occupato l'equivalente di 200.000 miliardi di dollari di oggi. Per apprezzare la dismisura di questo sfruttamento basta ricordare ad esempio il PIL degli Stati Uniti d'America, che nel 2023 era di 27,36 trilioni di dollari. Il rappresentante della Russia all'ONU non ha nemmeno citato uno dei più grandi genocidi della storia umana, organizzato direttamente dalla corona britannica, quello dei cinesi nel XIX secolo. A seguito delle due guerre dell'oppio condotte dalla Gran Bretagna sostenuta dalla Francia, una delle cui ragioni principali era lo squilibrio della bilancia commerciale a favore della Cina, il 25 ottobre 1860 il governo Qing, sconfitto, firmò il Trattato di Pechino. Oltre a un gran numero di concessioni a favore degli inglesi, tra cui l'esproprio di Hong Kong, fu soprattutto l'apertura del mercato cinese alla produzione occidentale ad avere luogo. La merce che poteva pareggiare la bilancia commerciale, portando enormi profitti finanziari agli inglesi, era l'oppio. Così, il flusso costante di gigantesche quantità di oppio vendute dagli inglesi in Cina, attraverso la porta d'ingresso che divenne Hong Kong, fu messo in atto e portò a una diffusione senza precedenti della tossicodipendenza tra la popolazione. Una diffusione che portò direttamente a un grave deterioramento della salute della nazione cinese e all'estinzione di massa della popolazione. È difficile quantificare con precisione il numero di morti causate dagli spacciatori per conto della corona britannica. Secondo diversi studi, si tratta di un numero di vittime compreso tra 20 e 100 milioni. Alla riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, Vassili Nebenzia ha anche omesso di menzionare la grande carestia organizzata dalla corona britannica nel Bengala nel 1943. Nei primi 7 mesi del 1943, 80.000 tonnellate di grano alimentare furono esportate dal Bengala già affamato. Le autorità britanniche, temendo l'invasione giapponese, usarono tattiche di terra bruciata, non avendo il minimo scrupolo nei confronti delle popolazioni locali, che furono lasciate morire di fame in modo premeditato. Non solo fu rubato il cibo, ma furono anche confiscate tutte le imbarcazioni in grado di trasportare più di 10 persone, 66.500 barche in totale, uccidendo l'industria della pesca locale e il sistema di trasporto su acqua che i bengalesi utilizzavano per consegnare il cibo. Ancora una volta, le cifre precise della politica britannica in Bengala sono sconosciute. Il numero di morti per fame è stimato tra 800.000 e 3.800.000 persone. Alcuni ricercatori indipendenti ritengono che anche la cifra di quasi 4 milioni di morti che proviene da fonti britanniche sia sottostimata. Inoltre, la tortuosa storia del Bengala sotto l'occupazione britannica non risale certo al 1943. Già nel 1770, durante una siccità che uccise circa un terzo della popolazione del Bengala, quasi 10 milioni di persone, la Compagnia Britannica delle Indie Orientali, che occupò il paese per 5 anni, non prese mai in considerazione l'idea di intraprendere la minima azione per contrastare la tragedia che si stava svolgendo sotto i suoi occhi. Al contrario, durante questa carestia, una delle peggiori della storia dell'umanità, i funzionari coloniali britannici in loco riferivano ai loro superiori a Londra di essere felici e soddisfatti
dell'aumento delle loro entrate finanziarie grazie al commercio e all'asportazione di prodotti alimentari dal Bengala. Un gran numero di crimini contro l'umanità perpetrati dalla corona britannica nel corso della storia non sono riportati in queste pagine, che elencano solo alcuni dei crimini avvenuti prima della fine della Seconda Guerra Mondiale. Occorrerebbero molte più pagine per descrivere tutte le atrocità, comprese quelle commesse dal 1946 a oggi, perpetrate da Londra ai danni di tanti popoli, con il modus operandi e il motto principale di Dividi et impera et profitta, la più recente delle quali è il suo diretto e importante coinvolgimento nel porre in essere gli elementi che hanno portato all'inevitabile scoppio della guerra in territorio ucraino e al perpetuarsi del conflitto che ha già causato più di 1 milione di morti, mutilati e feriti tra due popoli fratelli, con grande soddisfazione e profitto dei tiratori di corde anglosassoni che agiscono come una banda organizzata di piromani, incendiando il mondo e dando nel frattempo lezioni di pace, democrazia, libertà e diritti umani. Su altre letture avete ascoltato un articolo scritto da Oleg Nesterenko. Il titolo è Il Regno Unito e i suoi crimini contro l'umanità nel corso della storia.